Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Questa giornata solata, siamo ancora qui sempre sul pezzo, sempre per accontentare i clienti prima della chiusura della pausa estiva. Stiamo veramente concentrando questi ultimi giorni per cercare di accontentare tutti, soprattutto senza fare nessun errore, perché la fretta non è mai buona consigliera. In questo caso oggi presentiamo un lavoro fatto su questa Giulietta 1400 turbo benzina. Se siete interessati, seguite il video. Sigla! Vi avevamo accennato, questa è una vettura che abbiamo seguito in due momenti diversi, nel senso che il primo lavoro che ci è stato chiesto, oltre alla classica rimappatura della centralina, che perché è ormai diventata, come dire, quasi una condizione sine qua non, il cliente ci ha fatto montare questo scarico doppio, che come vedete è già un po' annerito, diciamo che non è nuovo, perché l'abbiamo montato circa un paio di mesi fa. È classico duplex della Ragazzon con le uscite in carbon tagliato a 30 gradi e oltre al discorso dello scarico c'è anche il centrale diretto. Dopo vi facciamo sentire magari il sound. Il lavoro che è stato fatto in due momenti diversi riguarda l'estrattore, perché il cliente aveva comprato un estrattore, su eBay. Era un estrattore che non gli aggradava, non gli piaceva, l'ha tenuto per un po' di mesi, poi mi ha detto: guarda Luca, ho visto i vostri filmati, ho visto questo estrattore, in questo caso un estrattore dell'Helvetia Tuning, mi piace molto di più, è molto più coerente con la sagoma della macchina. Morale che ce l'ha fatto ordinare, e la particolarità è che l'ha voluto, perché questo esce con un nero lucido, mentre invece l'ha voluto, la differenza è minima, però questo è quello che ci ha chiesto il cliente, ha voluto lo stesso, la stessa grana, la stessa tonalità che c'è sui cerchi. Queste sono delle piccole, richieste o desideri che ogni cliente, essendo questioni soggettive, per cui l'estetica della macchina è sempre soggettiva, ogni cliente è giusto che ci faccia la richiesta. Se la possiamo eseguire in maniera decente e valida lo facciamo, se no diciamo al cliente: guarda, noi questo lavoro qua non lo eseguiamo. Io adesso vi farei sentire un attimo il sound. Ecco, come dicevo, il sound che ne deriva, essendo il terminale comunque sportivo omologato, il centrale diretto, ma il sound che ne deriva secondo me è un sound perfetto dal mio punto di vista, cioè avete sentito un sound sportivo, e se non ho tirato la macchina troppo su di giri, perché di solito non si fa con le macchine, bisognerebbe farla scaldare molto di più. Comunque il sound che avete sentito è un sound assolutamente perfetto, si sente la voce, un sound sportivo però gradevole, cioè non è un sound aggressivo. Io odio i sound, passatemi il termine, come quelli del 500 Abarth, tutto tubo, che sono veramente una cosa, danno quasi fastidio. Io sto, diciamo, avanzando con l'età e i troppi rumori mi danno fastidio, e anche i troppi rumori nei lavori che noi facciamo. Per cui direi che questo tipo di soluzione, che poi applichiamo sostanzialmente a tutte le varie macchine, è la soluzione perfetta, cioè fare un tutto tubo sia sull'anteriore che il posteriore avrebbe aumentato la rumorosità, creando viceversa due problemi. Uno, che si perde l'omologazione, e già questo è un aspetto che oggi come oggi è importante da tenerne conto. Due, che si va a perdere moltissimo in contropressione sullo scarico, mentre montare uno scarico di questo tipo non crea praticamente nulla, si va a affinare leggermente la parte di anticipi come centralina e il lavoro è molto semplice. Se noi avessimo messo un tutto tubo, a questo punto il lavoro da fare sugli scarichi sarebbe stato molto più, non dico complesso, ma molto più lungo. Quindi per ben ovvie ragioni
consigliamo sempre ai clienti di fare questo tipo di intervento. Terminale, come ripeto, omologato con le uscite che volete, singole, doppie, tagliate a 30 gradi, brunite, cromate, fate quel cavolo che volete, però cercate di rispettare quello che è il discorso dell'omologazione, perché è molto più importante. Poi sul centrale fate quello che volete, tanto nessuno si andrà mai a sdraiare sotto a vedere che manca neanche un silenziatore, un rompifiamma. Quello che conta è sostanzialmente avere la fiche di omologazione del terminale. Io direi che anche per questa Giulietta Sport è tutto. Vi invitiamo a cliccare sulla campanella, a iscrivervi sul canale, perché per noi è sempre molto importante, soprattutto per voi, per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Quindi direi che per oggi è tutto. Un saluto, alla prossima!